un verso in Malachia 2:17. Malachia 2:17. Il titolo di questa predicazione questa sera, ve lo dico subito, e voglio che lo ripetete assieme a me: piacere a Dio ed essere graditi a Dio. Allora ripetiamo: piacere a Dio ed essere graditi a Dio. Li ho uniti tutti e due questi punti, poi lo vediamo, e vediamo cosa dice Malachia. Ce ne sono poi altri che dice: voi, dice il Signore, mi stancate. Voi mi stancate. Il Signore disse queste cose: voi mi stancate. Il Signore, con le vostre parole, dice il Signore, voi mi stancate. Eppure dite: in che modo lo stanchiamo? Quando dite: chiunque fa il male, pensate cosa dicevano, è gradito al Signore, il quale si compiace di lui. O quando dite: dov'è il Dio di giustizia? Sedetevi pure. È molto pesante il Signore, ma lui si arrabbia, il Signore, come ci arrabbiamo noi. E se non lo vogliamo capire una volta con le buone, alza la voce e alza anche il tiro di giudizio. Allora, piacere a Dio o essere graditi a Dio? Quando uno ha un figlio ubbidiente, una madre, un padre, quando è ubbidiente, non reagisce, non si ribella a tutti i consigli che gli dà un genitore è fiero, dicendo: ah, mio figlio è bravo, mio figlio ha delle qualità. Certo, ogni madre vede il figlio il massimo, ma comunque si vedono quei talenti, quei pregi che vengono messi. Ma quando invece all'incontrario un figlio che è ribelle, un figlio che alza le mani contro i genitori, non sto dicendo cose della luna, sono cose che io ascolto, tante famiglie, anche di credenti, che vivono questi drammi, figli ribelli, disubbidienti, anche perché loro magari si aspettavano che il loro figlio diventava un dottore e poi è caduto nella schiavitù della droga o dell'alcol. Ci sono mamme che piangono, perché vedono i loro figli che avevano tanto desiderato che potesse essere figli ubbidienti, e figli che avrebbero fatto almeno un qualcosa nella vita, sono figli ribelli, disubbidienti, eccetera. Non è bello, non... E così il Signore, quando guarda i suoi figli, che siamo noi, tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, e i figli di Dio non devono essere ribelli, disubbidienti e orgogliosi e carnali. I figli di Dio devono avere come prima caratteristica umiltà, perché Gesù ci ha detto: imparate da me, perché io sono umile e mansueto. Non ha detto questo Gesù? La prima caratteristica, umiltà. Certo, a volte gli umili vengono presi per gente debole che non sa prendere autorità. Non è vero, io sono uno mite, mi considero così, ma non vuol dire, io li vedo le cose marce, ma non vado con la frusta, non vado con gli insulti. Cerco di dire: Signore, io glielo ho detto, ma io ti prego, pensaci tu. Se non lo vuole capire con i consigli, pensaci tu, faglielo capire tu, Signore.
Ma ritorniamo un po' a questo: piacere a Dio o essere gradita a Dio, che sono due bei termini che uniti sono belli. In Giovanni 8, 29 dice così, così per darvi l'idea di questo soggetto che è importante: e colui che mi ha mandato è con me. Giovanni 8, 29, colui che mi ha mandato, è Gesù che dice così, è con me. Egli non mi ha lasciato solo. Perché? Perché non mi ha lasciato solo? Perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Sempre, lui non mi ha mai lasciato solo. Perché faccio sempre le cose che gli piacciono. Vedete, Gesù quando stava soffrendo, agonizzando nell'orto di Getsemani, e diceva: Padre, come dire, papà, tu mi vedi che sto soffrendo, sento tutto il peso dei peccati del mondo sulla mia vita, uno che suda gruppoli di sangue. Non era ammalato, Gesù era sano fisicamente e spiritualmente, ma tutto il peso degli peccati degli uomini si stava caricando, come dice Isaia 53, egli si è caricato i nostri peccati su di sé, tutte le nostre colpe si è caricate. E quando pregava e sentiva sto peso, ha detto: Padre, ti prego, fai passare questo calice amaro oltre da me, però papà, non come voglio io, ma come tu vuoi. Sottomissione, accetto quello che tu decidi, papà. Ma lui ha chiesto veramente che venissero alleviate quelle, tutto quel dolore che sentiva dentro. Allora lui può dire: ecco, colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo. Lo possiamo dire pure noi? Lo diciamo se noi facciamo, come ha detto Gesù, le cose che gli piacciono al Signore. Perché anche se non hai il pastore tutti i giorni, o un fratello che ti grida questo devi farlo, quello devi farlo, ma hai lo Spirito Santo che ti dice le cose che non vanno bene e quelle che vanno bene. Lui ti dice: non va bene, senti subito la riprensione dello Spirito. Se il tuo cuore non è una pietra, che è un cuore trapiantato dal Signore, sensibile, un cuore di carne, allora lo Spirito ti parla e ti dice: figlio mio, questo modo di fare, questo modo di parlare offende, offende il nostro papà Dio. Non gli dire, non gli fare e non agire in questa maniera. Ecco, io faccio le cose che gli piacciono e non mi ho mai lasciato solo. È quello che dovremmo dire pure noi, siccome ogni giorno cerco di consacrare la mia vita al Signore, cerco di piacere al Signore. E quando tu piaci al Signore, quando ti inginocchi al mattino e cominci a dire: Signore, dammi vittoria in questo giorno, fa sì che non pecco contro di te, metto una guardia sulla mia bocca per non peccare, per non offendere il tuo nome. Tu piaci al Signore quando pieghi il tuo cuore, quando dici: io vedo quell'anima che è oppressa, non ha Cristo, e io ero così, gli voglio parlare del Signore, voglio portare il messaggio. Tu piaci a Dio quando metti al primo posto il Signore, non le cose carnali. Tu piaci a Dio, le altre cose sono secondarie. In 1 Giovanni 3:22, 1 Giovanni 3:22, e qualunque cosa, sentite e segnatevi questi punti,
1 Giovanni 3:22, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che è gradito a Dio. Perché stiamo parlando piacere a Dio ed essere gradito a Dio. E se tu non ricevi risposte a quelle preghiere che stai facendo, a quei tuoi bisogni, è perché c'è qualcosa che non va, perché la parola di Dio non si può contraddire. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che è gradito a Dio. Non ricevi quando tu fai le cose che Dio non accetta. Dio ti dice di fare una cosa e tu ne fai un'altra. Come vi portavo l'esempio di un genitore che dice al figlio: non si viene tardi alle 3 del mattino di notte, qui non è un albergo. E poi fuori cosa fai se non quello di peccare con altri che fanno il macchino il peccato? Ci vogliono delle regole e i genitori non devono perdere l'autorità. Mi avete sentito? Vi fa piacere se viene il tuo figlio, tu gli dici una cosa e ti dà uno schiaffo? È un ribelle! Allora gli devi far capire a tuo figlio che l'autorità in casa esiste. Anche se hanno 100 anni, devono ubbidire ai genitori, devono sottomettersi ai genitori, perché il Signore dice: figli, ubbidite ai vostri genitori. E nell'ubbidienza c'è la benedizione, lunga vita c'è per i figli che ubbidiscono, perché uno dei comandamenti del Signore: onora tuo padre e tua madre affinché tu abbia lunga vita. E i genitori con amore devono fare capire lì dove si sbaglia e correggere i figli. Non è che ridono quando il suo figlio dice una parolaccia, oppure quando vengono: a mio figlio è venuto alle 4 del mattino perché è andato in discoteca. Come fanno gli altri? Come fanno gli altri nel fango, nel peccato, nel disordine? Correggi tuo figlio. Se non vuoi piangere in una bara, morto, prega e mettiti in ginocchio e digiuna. Diglielo con amore, diglielo con la preghiera. E che ti viene quando tu entri a casa: mamma, padre, che ti vengono pregando per lui. Intercedi, perché Satana, ve lo ripeterò sempre, il capitolo 10 di Giovanni, è venuto per rubare, ammazzare e distruggere. Satana ti distrugge tuo marito, tua moglie e i tuoi figli. Stai attento, che Satana non va in ferie. Lui è sempre lì pronto, come un leone, cercando di divorare, che vuol dire distruggere. Ma Gesù è venuto perché noi abbiamo la vita e l'abbiamo in superanza. Ebrei 11:6. Di che cosa stiamo parlando? Ok, mi ho sentito bene. Allora, Ebrei 11:6. O senza fede, senza fede è impossibile piacergli. Non sei simpatico a Dio, non piace a Dio quando dici: non è possibile, non è possibile. Lui dice: tutto è possibile, tutto è possibile. Ti credo. Devi cambiare terminologia, modo di ragionare. Basta ragionare come il mondo. È inutile che preghi, perché tanto non succede nulla, perché sono servi di Satana che seminano ancora in te dubbio. Satana dice: non puoi, non puoi, non puoi. Il Signore dice: puoi, 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 è possibile, è possibile. Convinciamoci che la parola di Dio ha potere. Senza la fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è
e che dà la ricompensa a tutti quelli che lo cercano con fede. Tanti si sono mossi per fede. Noè gli è stato detto costruisci un'arca dove non c'era il mare, e tanti l'avrebbero preso in giro. Ma questo qui, voi dite, è Lochito, è fuori di Cucuzza, si mette a costruire una nave dove non c'è neanche un filo d'acqua. Ma lui ha obbedito al Signore, anche se l'hanno preso in giro per 120 anni, perché ci ha impiegato 120 anni per costruire quella nave, e 120 anni di testimonianza, dicendo Dio mi ha detto, non la costruisco io perché sono uscito fuori di Cucuzza, Dio mi ha detto di costruire quest'arca perché lui manderà il diluvio, e solo chi entra, che figura di Cristo, chi accetta Gesù, e solo chi entra nell'arca sarà salvato, gli altri moriranno, periranno col diluvio. L'hanno preso in giro, ma dopo, quando Dio ha chiuso la porta dell'arca, Noè, apri! E Noè ha detto, non posso più, perché Dio ha chiuso la porta. E il giorno della grazia è oggi! Oggi è il giorno della grazia! Se oggi udite la mia voce, non indurite il cuore! Oggi il Signore ti parla e ti fa sentire la sua parola! Fai tesoro della parola di Dio, perché l'era della grazia si sta per chiudere! È troppo tardi quando sei con i piedi alla tomba, o quando hai un tumore, come sento, ci abbiamo una sorella che noi pregheremo, e gli ho detto tu più adori Dio e più questi tumori che hai addosso verranno estirpati da sé. Io ci credo, non glielo dico a casaccio, ci credo nella potenza di Dio, perché il Signore dice tutto quello che chiederete io lo farò. Dio onora la fede. Senza la fede, allora no, non possiamo essere simpatici, come lo traduco io, non possiamo piacere a Dio, ma con la fede piacciamo a Dio. Nei Galati 2:20, parliamo sempre con la parola di Dio, Galati 2:20, voglio che questo punto lo riflettete, come tutti, tutta la parola di Dio è bella. Sono stato, dice Paolo, ma immaginate, immaginiamo ognuno di noi di essere in questa situazione. Sono stato, è come se parliamo a noi stessi, sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede, nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Crocifisso vuol dire il tuo vecchio uomo, carnale, peccaminoso, è stato crocifisso, morto, ma adesso vivo per Cristo. Tutto ciò che era carnale, mondano e peccaminoso, perché il peccato o la busta paga è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Paolo, lui che era violento, che si scagliava contro i discepoli di Gesù, li metteva in galera e a morte, e dice io adesso vi dico, cari fratelli di Galati, sono stato crocifisso, non sono più quel Paolo violento come ero prima, che prendevo i cristiani e li mettevo in prigione, li mettevo a morte. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo che vive in me. La vita che vivo oggi nella carne la vivo nella fede nel Figlio di Dio. Il cambio, la trasformazione deve avvenire quando uno è di Cristo, deve comportarsi come Cristo, parlare come Gesù, adorare come Lui, imitarlo in ogni cosa, perché Lui è il capo, è il compitore della nostra fede. Alleluia.
E quando, fratelli e sorelle, faccio una parentesi, quando tu apri l'armadio, sorelle, e aprite l'armadio per vestirvi, piace al Signore quello che tu indossi? Piace al Signore che indossi dei tacchi di mezzo metro perché ti senti basso e hai il compresso che sei basso? Non me lo sono mai fatto questo problema. Io sono medio basso, ma non mi faccio comprendere, perché il nemico viene nella mente. Tu sei basso, allora devi alzarti un po'. È meglio alzarti nello spirito, non con i tacchi. Non ti fanno diventare più bello. E una moglie di una pastora mi ha detto, mia moglie l'ha vista cadere mentre stava a testimoniare per questi tacconi che non so quanti centimetri si era allungata, o quando metti unghie finte di tutti i colori. E questo che vuole il Signore? E questa è la spiritualità? O vestiti che mostri la carne? E onore il Signore questo? La vita che vivo oggi nella carne la vivo nella fede in Cristo Gesù. E un uomo, una donna di Dio non si vestono male, si devono vestire da figlie di Dio e da figli di Dio. Non viviamo per il mondo ma per Cristo, ma dai esempio anche col tuo abbigliamento a chi ti sta vicino. Non importa se ti dicono ma tu sei arretrato con la mente, ancora ti vesti come mia nonna. Non importa, tu gli dici sono una figlia di Dio. Amen. E voglio onorare il Signore col mio corpo. Non voglio che il peccatore quando mi fanno dei versi da che voi capite che non si addicono. Romani 10:17. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e cioè che si ascolta viene grazia dalla parola di Cristo. Romani 10:17. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e cioè ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Da dove viene la fede? Ma lo sapete che stasera avete un'altra dose di fede che vi aumenta tutte le volte che ascoltate? Non è tanto perché le dico io, ma qualunque predicatore che vi trasmette la parola di Dio, ogni volta è come se quando mettiamo benzina, no? Quando vado sempre con la lancetta in rosso, poi mettiamo la benzina, se mettete 20 euro si alza la lancetta, ma se ho 40 euro metto 40 euro si rialza ancora di più, e 50 fino a qua, poi faccio il pieno, va al massimo. E che cosa dice il Signore? Siate ripieni, lasciamo stare la benzina o il gasolio, siate ripieni dello spirito, siate ripieni della fede. La fede viene dall'udire. Ecco perché è importante venire davanti al Signore nella casa del Signore. Qui si ricevono lezioni di vita spirituale, e tutte le volte che tu ascolti la lancetta si alza. Vieni qui che è giù a terra, ma come ascolti la lancetta si alza e c'è pienezza di spirito in te, pienezza di fede. Parlavo con mio fratello Angelo. Quando senti qualcosa nello spirito ti emoziona, ti fa piangere, che non sono i pianti di coccodrillo, ti emoziona, sono emozioni vere. Quando si canta un inno e ti tocca in un momento e piangi, è bene, è la presenza di Dio. Quando sei in preghiera, tante volte hai pregato, ma ci sono dei momenti che ti tocca lo Spirito Santo,
ti senti presenza di Dio, ti senti tremare e ti chiedi perché, è la presenza di Dio, è il livello della fede che comincia a aumentare perché tu sei vicino al Signore. La fede viene dall'udire. Alleluia, Dio. Più ascolti, più aumenta la fede. E per favore, tutti i cellulari hanno pulito. Galati 1.10, vado veloce che siamo per finire. Galati 1.10, vado forse cercando, dice Paolo, Galati 1.10, vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Oppure cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei, sentite cosa dici, non sarei servo di Cristo. Vado forse cercando, Galati 1.10, vado forse cercando il favore degli uomini, che gli altri dicono, che bravo, come sa predicare, pastore. Io ho paura poi di questi che fanno molte questa lisciamente. Se ho qualche cosa perché il Signore me l'ha messo nelle mani, lodate il Signore quando Dio vi parla tramite una predicazione, perché io sono stato chiamato a ministrare la parola e sono responsabile davanti a Dio di quello che predico davanti a voi, perché prima mi fa tremare a me prima di voi. E ringraziate il Signore, riservate la parola di Dio nel vostro cuore. Dice Paolo, che cosa pensate? Che io vado cercando il favore degli uomini che mi dicono bravo, e questo senso, oppure voglio approvazione umana, no, oppure cerco ancora di piacere agli uomini, non sarei un servo di Dio. Lo dice Paolo questo. E vi ho detto il punto di Galati 1.10. Efesini 6.6 dice, Efesini 6.6, non servendo il Signore per essere visti come per piacere agli uomini, ma come servi e servi di Cristo, facendo la volontà di Dio di buon animo. Vi dico, fratelli e sorelle, che se la parola di Dio fa queste raccomandazioni è perché alcuni vogliono emergere, vogliono apparire, e tutto è sbagliato. Giovanni Battista non ha fatto nessun miracolo, lo sapete? Nella Bibbia non troviamo che Giovanni Battista abbia fatto miracoli, ma era uno potente in predicazioni con unzione che nessuno aveva. Gesù, per dire di Giovanni Battista che tra i nati di donna nessuno era simile a Giovanni Battista in quanto al messaggio unto, e i pentimenti che venivano, il cambio della gente che correva nel deserto per ascoltare le sue prediche e cambiare, battezzarsi. Amen. Perché Gesù ha detto così? Perché Giovanni Battista aveva questa, la caratteristica che vi dicevo prima, l'umiltà. Io non sono degno neanche di sciogliere i legacci delle sue scarpe. Lui deve crescere e io diminuire. Tagliamo e buttiamo giù questo vecchio uomo carnale. Non facciamo le cose per apparire. Io non cerco di avere acclamazioni dagli uomini, era questo il senso, ma da Dio, l'approvazione di Dio, se Dio è d'accordo col tuo modo di fare. Non state dormendo, no? Però qui posso andare avanti a finire? Perché tante volte mi provoco, ho detto, c'ho dei fratelli che sempre hanno gli occhi aperti, ma poi non lo so. E poi alle verifiche, quando io vi faccio dire a lunedì cosa abbiamo predicato venerdì, è lì che si vede che siete attenti. Isaia 56,4, infatti così
parla il Signore. Circa gli eunuchi, poi vi spiego che sono questi gli eunuchi, che osserveranno i miei sabati, che sceglieranno ciò che a me piace e si atterranno al mio patto. Allora, ci sono delle precisazioni. Gli eunuchi erano quelli che non sentivano il bisogno per le donne, oppure avevano un'operazione, si facevano fare proprio per essere vicino alla regina, a fianco, così non gli veniva il prurito, il caldo di fare niente, mi capite, no? Ed erano quelli che sceglievano questa vita, oppure non sentivano esigenze. Allora questi eunuchi erano a servizio di Dio e dovevano anche poi loro fare delle scelte. E il Signore gli dice a questi qui, così parla il Signore circa gli eunuchi che stavano servendo nel Tempio, che osserveranno i miei sabati. Però oggi i sabati era per la legge antica. Sabato vuol dire riposo, per noi Cristo. Quando è venuto Cristo è cambiato il sabato ed è il giorno del Signore, adesso è la domenica. Capito? Perciò il sabato zero, perché Gesù ha ripreso, anzi hanno ripreso Gesù, perché ha guarito il giorno di sabato. E Gesù gli ha detto, se vi cade un bue o un asino nel fosso, perché il sabato voi lo lasciate morire? E li ha messi tutti a K.O. Io guarisco di sabato, di domenica, di lunedì, ovunque dove c'è fede. No, queste imposizioni, queste regole, anche se erano date da Dio, ma con Cristo si sono compiute. E sono una parola. Allora dice, gli eunuchi dovranno osservare e poi dovranno scegliere ciò che a me piace, non fare le selezioni. In una chiesa ho visto che tutti quelli che erano i leader, era uno il nipote, uno la nipote, uno la sorella, l'altro l'altra sorella, è possibile che, e gli altri non hanno nessun incarico, e no, c'è qualcosa che non va, qui si sceglie solo per simpatia, qui dobbiamo scegliere quelle che lo Spirito li sceglie prima di noi, e avranno conferma, perché hanno talento del Signore. Vado a finire. Primo Corinzi 10:31. Primo Corinzi 10:31. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Qualunque cosa tu fai, falla per la sua gloria. Non perché devi avere un onore, un incarico pubblico, anche a volte lavorano più quelli che non hanno nessun incarico in silenzio che quelli che ce l'hanno. Colossesi 3:23-24. Allora, Colossesi 3:23-24. Qualunque cosa facciate, è un po' diversa, ma qualunque cosa facciate, fatela di buon animo, non di cattivo animo, come per il Signore e non per gli uomini, sapendo che dal Signore riceverete la ricompensa, l'eredità. Servite Cristo il Signore. Allora, fratelli, alla luce di tutta questa esposizione della parola di Dio, qualunque cosa tu fai, falla di buon animo per la gloria del Signore e non per gli uomini, sapendo che solo dal Signore noi riceviamo il premio. Gloria a Dio. Non è i bravi, non è quanto sei bravissimo. Bravissima, tu sai fare meglio degli altri. Nasconditi quando ti allisciano e digli: adora il Signore, loda Lui. Se oggi ho cantato, se oggi ho predicato, se oggi ho testimoniato, l'ho fatto per Lui, così come la so fare, per la sua gloria. Gloria a Dio.
se potrei trapiantarvi tutto ciò che sento nel mio spirito, lo farei, ma qui dipende da come noi ci apriamo al Signore. E io ti chiedo, fratello e sorella, una domanda che ti fai in finale di questa predicazione: come tu stai vivendo la tua vita di fede? Sta piacendo il Signore? Punto di domanda. È gradito al Signore il tuo modo di fare? Rispondi a Lui, non a me. È gradito? E se ti accorgi che lo Spirito Santo ti dice: ha ragione il pastore, stai facendo cose che non sono né gradite e né piacevole al Signore. Il tuo comportamento a volte è, come dite voi, torcito o stortito, come lo volete. Non va bene, fratelli e sorelle. Cieco, bravo, io non lo so pronunciare. Cieco, questo lo voglio dire. Com'è che si dice? Cieco, ci sono riuscito, grazie. Voglio mangiarsi il piede di piacere.